vacanze non per noi. Noi no. E allora perché non fare un viaggio nel cuore dell'Italia, un viaggio in quelle regioni che sono state colpite dal terremoto ma che oggi sono vive e vi aspettano per festeggiare insieme con tradizioni antiche e affascinanti? Questa è una proposta. Raffaella Grigi è andata nel Teramano alla scoperta di sapori ricercati folcloristici e montagne incantevoli. La regia è di Roberta Cerqua. Teramo, a ridosso del Gran Sasso, conserva un rito anche dopo il terremoto, la preparazione di un piatto speciale, le virtù teramane. Il 30 aprile le donne svuotavano le madie di legumi secchi e pasta per preparare queste famose virtù. La leggenda vuole che virtù venga dalla virtù delle donne di saper mettere insieme tutti questi ingredienti. La sequenza del piatto praticamente vede la scarnatura dell'osso di prosciutto, la pulitura delle cotiche, la mondatura delle verdure, delle insalate e soprattutto la messa a mollo degli legumi secchi. Ogni cosa viene cotta a parte e poi viene assemblata. Motivo per cui invitiamo a venirci a trovare a Teramo il 1° di maggio, perché veramente potrete gustare un piatto unico al mondo. Dalle virtù gastronomiche a quelle dei borghi vicino Teramo, uno di questi è Pietracamela. Che gioiellino! Pietracamela è uno dei borghi più affascinanti del territorio del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Sorge arroccato alle pendici del massiccio più alto degli Appennini ed è caratterizzato da vie e viuzze incastonate nelle case di pietra. Nel territorio dell'Abruzzo Teramano suggeriamo la visita ad altre città d'arte come la città fortezza di Civitella del Tronto, Campli, la città farnese con la Scala Santa e Castelli, la città della Maiolica. E poi la risalita a Prati di Tivo verso il Gran Sasso, il dorado per sciatori e non solo. Sciatori, alpinisti, escursionisti, chi va in bicicletta, le famiglie, i bambini, a Gran Sasso si può fare di tutto. Qual è la sfida adesso? Fare capire alle persone quanto è bello qua, quanto è meno pericoloso di quello che è stato trasmesso. Chi non conosce il Gran Sasso rimane sempre sorpreso di quello che trova. Può venire dalle Alpi, può venire dalla Sicilia, da Roma, rimane sorpreso sempre. Proprio così. Quest'anno...